Eroi per caso e per professione. Alessandro e Maurizio, un poliziotto e un volontario dei Vigili del Fuoco, entrambi fuori servizio. Sono stati loro a mettere al sicuro 30 bambini di un oratorio che qualche giorno fa stava per essere colpito da un incendio. Bracciano, primo pomeriggio, Alessandro cammina per strada tranquillo quando all'improvviso nota qualcosa. C'era un vento che spirava in direzione di queste strutture sportive qui alle mie spalle ed ho visto che in circa 30 secondi le fiamme dal bordo strada sono spostate subito all'interno della struttura. Dopo aver contattato la centrale operativa, Alessandro si dirige verso l'oratorio. Perché immaginavo ci fossero delle attività parrocchiali, comunque diciamo ludiche. E lì ho incontrato Maurizio, il vigile del fuoco, anche lui libero dal servizio, e insieme abbiamo iniziato a far evacuare i ragazzi, circa una trentina, in sicurezza, con molta calma, senza diciamo mettere agitazione, verso piazza Don Cesolini, che è la piazza qui dietro. Alla fine arrivano i colleghi di Maurizio, i volontari dei vigili del fuoco e della protezione civile. Abbiamo ricevuto una chiamata per intervenire e insieme all'autobotte della scuola di artiglieria siamo riusciti a domare l'incendio. Il rogo è stato domato dopo circa un'ora. Dell'incendio rimangono i segni nelle recinzioni dell'oratorio e nel campo da corsa, mentre i bambini hanno riabbracciato i loro genitori anche grazie all'intervento di Maurizio e Alessandro, che però non vuole essere chiamato eroe. Sono azioni che facciamo spesso nel nostro lavoro, sia nel mio sia in quello di Maurizio, quindi per noi è tutta normale amministrazione, diciamo.